Allora, ho appena parcheggiato qui perché sto andando a vedere uno degli appartamenti che ho comprato all'asta. Calcolate che sono riuscito a prendere questo appartamento, eravamo in tre a fare la gara e l'ho preso a 18.800 euro. Eccolo lì. Siamo qua adesso a girare. Quindi adesso in questo momento mi hanno consegnato le chiavi, sono andato a prenderle e andremo a vederlo, quindi ve lo mostro per la prima volta. L'asta è stata fatta esattamente 2 settimane fa, quindi calcolate il tempo veloce, in realtà subito è arrivato il decreto di trasferimento e ci hanno già dato le chiavi, quindi top. Siamo al nono piano e questo è l'ingresso, qui c'è un cartello che identifica praticamente il mio appartamento e adesso siamo qua dentro, ok? Quindi vedete l'ingresso e qui avete il soggiorno, ci hanno lasciato un po' di cose, poi qui abbiamo, per quanto si può vedere, abbiamo la cucina, adesso magari poi giro la telecamera e ve la faccio vedere, quindi soggiorno, cucina, bagno e camera da letto con tapparelle un po' rotte. Aspettate che giro la telecamera. E ancora, allora vedete, questo è il soggiorno, magari adesso mi aiuto un po' con... Allora, se non vedete perché... Oh raga, c'è poca luce. C'è poca luce. Eccolo qua. Questa è la cucina. C'è anche il contatore del gas, come vedete, ci sono i termosifoni per terra, il mio giubbotto, un divano, oh, questo divano vediamo di metterlo in vendita su subito, è nuovo giusto? Nuovo, giusto una pulitina e lo vendiamo come nuovo, oppure lo mettiamo su Airbnb, quello qua. Un altro particolare, ok, vedete, impianto elettrico a norma, citofono, video citofono di ultima generazione, lampade di design, questo qua è il bagno, vedete, bel lavandino, dopo chi vuole si può lavare i denti. Boiler. Poi abbiamo bel box doccia. Giusto qualche ragnatela, non so se si vede dal video. Non so se si vedono. Termosifoni anche qui staccati. Si vede che... Oh, non vorrei dire, ma forse qualcuno qui non pagava le spese condominiali, che dite? Forse è proprio quello che hanno pignorato la casa e quindi hanno staccato tutto. E poi vediamo qua se riesco a fare un po' di luce col telefono, vediamo se si riesce a capire qualcosa. Qui, allora, qui c'è un balcone. Oh raga, qui c'è un balcone, voi non lo vedete perché c'è sta cagata qua che non si riesce a tirare su, però c'è un balcone, c'è un bel balcone. Perché è tifoso della Fiorentina? Ecco, queste sono le condizioni dell'immobile. E quindi è così. Allora, due considerazioni veloci prima di andare via da questo bel posticino. Guarda che bel divano. Ma che bel divano. Allora ragazzi, le aste
funzionano ancora. Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare, magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso l'investimento immobiliare. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win, se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il form che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Con le aste si possono fare i soldi, con le aste potete fare sia di comprare degli appartamenti che poi mettete a reddito e con i quali potete marginare veramente tanto, quindi con ottimi profitti, ma potete anche fare delle operazioni di rivendita, quindi comprate, date una sistemata e poi rivendete, perché quello che voi vedete oggi, ok, per chi chiaramente non l'avesse capito, io sono ironico, perché poi la gente, ah no, ma hai detto che poi vendi quel divano ero... Ragazzi, lo so anch'io, ok? Cioè, anzi, vi dirò di più. Sono riuscito ad avere le chiavi dopo 2 settimane, da quando ho fatto l'asta. Per quale motivo? Perché loro giustamente dicono, noi ti dobbiamo dare l'appartamento, cioè devono liberarlo, teoricamente, no? Ma io non voglio perdere tempo, quindi le dico, non vi preoccupate, non c'è problema, voi datemi le chiavi, poi me lo libero io, ok? Quindi io vengo qua con calma, in realtà io vengo qua con calma per... Io non avevo visto l'appartamento, partiamo da questo presupposto. Guardo l'appartamento, gli do un'occhiata, dopodiché semplicemente chiedo a delle persone di sistemarmelo, quindi arriva qua la squadra e tira via tutto quello che deve tirar via, sistema quello che deve sistemare e poi dopo l'appartamento viene messo in vendita o in alcuni casi in affitto, non riesco neanche a parlare, in alcuni casi viene messo in affitto, ok? Quindi questo è, ragazzi, quello che poi andiamo, sto cercando un po' di luce, perché sennò poi dite, ah ma non si vede, sono da solo qua tra l'altro. E quindi questo è, ok? Però si possono fare degli ottimi affari, chiaramente ragazzi dovete andare a cercare, questo è vale per chi è un operatore, no? Le persone tante volte si spaventano in certe situazioni, in quelle situazioni dove gli altri si spaventano, se voi sapete come far diventare dei gioiellini in appartamenti, magari spendendo anche poco, boom, avete fatto bingo, quindi questo è quanto. E vedremo se riesco a farvi vedere quantomeno delle foto una volta che sarà finito l'appartamento e basta, quindi questo è quanto. 2 settimane di tempo, appartamento comprato a poco più di 18.000 euro, quindi vedete voi ragazzi, come vedete questo qua è un bilocale di circa 50 metri, quindi come avete visto c'è l'ingresso, poi c'è il soggiorno separato, c'è la cucina, c'è il bagno finestrato e c'è una camera da letto, come avete visto di là, con il balcone, ok? E quello che voi vedete qui, attenzione perché cioè non vorrei, cioè le persone tante volte fraintendono e io dico ma perché non mi faccio i cazzi miei tante volte e di quale persone e certe cose che poi mi fanno concorrenza, però questo è giusto per farvi capire che quello che vedete qui è tipo questo, no? Per terra. Questo spaventa le persone, ok? Ma molto spesso gli appartamenti sono presentati male. Non vuol dire che fanno schifo, ok? Cioè fanno schifo magari in quel momento lì. Il lavoro di delle persone, ok? Che operano come opero io è quello di essere in grado di adocchiare qualcosa che può avere un senso, ok? Sistemarlo e poi dopo... chiaramente, cioè creare valore, poi dopo pam, tirarlo fuori sul mercato, figo, perché poi io questo faccio ragazzi, ok? Vado a sistemare delle cose, le sistemo, faccio delle cose carine per il cliente finale si innamora, pam, poi compra, questo è, ok? Quindi vi saluto perché mi è venuta fame, quindi vado a mangiare, ciao ragazzi. Ecco, come vedete l'appartamento dispone anche di ascensore ed è interessante anche perché siamo al piano 9, quindi senza ascensore direi che non sarebbe facile. Diamo un'occhiata veloce alle parti comuni, guardate.
due ascensori, non è proprio piccolo il condominio, e queste sono, diciamo, le condizioni delle parti comuni. Adesso vi faccio vedere anche l'esterno del condominio, che direi che non è assolutamente male. Queste sono le condizioni del condominio, guardate, eccolo qua.